Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Tre piccole riflessioni sulle letture che abbiamo ascoltato. La prima, abbiamo sentito parte del primo capitolo del profeta Ezechiele, la visione ovviamente simbolica, allegorica, della gloria del Signore attraverso tutte quante queste descrizioni appunto misteriose, che comunque ci danno un'idea della grandezza e della solennità appunto di quella che noi chiamiamo la gloria di Dio. E questo tema della gloria di Dio deve essere oggetto della nostra attenzione, perché capite, il nostro modo di rapportarci con il Signore deve sempre tenere presente insieme due cose: la sua grande bontà, vicinanza e condiscendenza, in forza della quale dobbiamo sentirci amati e accolti da Dio, mai avere paura di Lui, però al tempo stesso anche il senso della sua grandezza. Dio è, e questo chiaramente ci aiuta ad avere dei comportamenti interiori, il senso della sua grandezza, per esempio il nostro modo di rapportarci con la sua volontà, con i suoi comandamenti, ed esteriori, no? Anche tante volte l'ho già detto, ma il decoro che abbiamo, la sua presenza, il come si sta in chiesa, il come si entra in chiesa, anche esteriormente, no? Sempre decentemente, perché stiamo dinanzi alla gloria di Dio, anche se non si vede. Cioè la chiesa è il suo cuore, luogo dove lui abita, c'è la presenza reale di Gesù nel Santissimo Sacramento, no? Quando c'è l'adorazione, il primo atteggiamento che prendiamo è quello di stare in ginocchio anche durante la consacrazione. Questo non significa che noi non ci sentiamo amati ed accolti da Dio, ma significa che al tempo stesso gli manifestiamo l'adorazione e la riverenza che in quanto creature nei suoi confronti gli è dovuta. Quindi questi due aspetti devono stare sempre insieme, mai lasciarli uno senza l'altro, quindi profonda, potremmo chiamarla confidenza unita a profonda riverenza che dobbiamo avere nei confronti del Signore. Secondo punto di riflessione, la prima parte breve del Vangelo, Gesù annuncia la passione e l'unico commento è che i discepoli furono molto rattristati. Ecco, il problema che i discepoli di ieri e di oggi hanno con lo scandalo della croce e soprattutto il suo valore salvifico. La croce e la sofferenza non sono stati creati da Dio né voluti da Dio per se stesso, ma sono divenuti necessari come strumenti di salvezza dopo il peccato, per cui guai se il nostro Signore non avesse sofferto per noi, anche se certamente non è certamente una notizia questa di cui rallegrarci, come dire, umanamente parlando, ma soprannaturalmente parlando sì, ci sono dei bellissimi passi di fior di santi che quando contemplano e pensano alla passione di Gesù sono divisi da questi sentimenti. Da un lato chi contempla la passione di Gesù dice: mamma mia Gesù, magari non avessi mai sofferto queste cose se uno lo ama, però dall'altro lato dice: però meno male che l'hai sofferto, perché se non l'avessi sofferto io non starei qui a ringraziarti. Quindi c'è proprio questa tensione interiore che si determina. L'ultimo aspetto è questo episodio un po' singolare della tassa pagata nel Tempio, no? Ad esempio degli israeliti nel Tempio si pagava la tassa, oggi siamo più fortunati, non ci sono tasse nei tempi, d'accordo? Per bene che vada, ma tanto non ci tocca manco un centesimo, si può mettere la firma all'otto per mille, ma tanto quelli sono soldi che comunque dovremmo allo Stato, quindi ci tocca niente a nessuno. Ecco, quindi non ci sono tasse, poi tempi invece c'era la tassa per il Tempio. Allora, qui abbiamo sentito i discorsori, sono andati da sapere a dire: senti, ma il tuo maestro che fa, paga o non paga? Non ho detto proprio insieme in termini specifici. E Gesù ha detto, gli risponde: senti, qua, secondo te i re della terra, un tempo era così, non era come oggi, andava meglio, non le pagavano tutte le tasse una volta? Sapete che bello, cioè le pagavano le tasse, il far pagare la tassa un tempo era un segno di sudditanza e di soggezione. Cioè gli ebrei pagavano le tasse ai romani, ma i romani, specialmente quelli elevati, almeno fino a un certo tempo non pagavano nessuna tassa. Io sono romano, d'accordo, che ti pare? Cioè, capite? Era un segno di soggezione di un popolo alla potestà, al dominio di un altro. Siccome tu sei mio schiavo, tu mi paghi le tasse, ti tolgo i soldi, li dai a me. E allora Gesù dice: senti, ma gli uomini da chi li prendono i tributi? Dai figli o dagli altri? Dagli altri. Quindi i figli sono presenti, capite il senso, no? Gesù
quando entrava dentro il Tempio di Gerusalemme, con dovuto rispetto, non è che c'entrava con un desiderio da qualunque, quella era casa sua, lui era figlio di Dio Padre, quindi di per sé non era tenuto a pagare la tassa del Tempio, però come lo faccio a dimostrare, d'accordo? Cioè, e quindi per non scandalizzare ha pagato la tassa. Questo è un principio di comportamento per noi cristiani, ne parla anche San Paolo, no? Cioè noi non dobbiamo preoccuparci di quello che pensa di noi la gente quando stiamo facendo qualcosa di buono. Questo non ce ne deve importare, perché è importante quello che pensa Dio di noi. Però se stiamo avendo un comportamento che potrebbe con qualche motivazione far pensare male al prossimo, per amore di Dio e per il bene della persona, è bene evitare. Quindi San Paolo ne parla più approfonditamente nella prima lettera ai Corinzi, quando c'era un'altra questione, che per esempio c'erano i sacrifici pagani, succedeva così, quando uno faceva un sacrificio a Giove, ammazzava un animale, lo cuocevano al forno e poi il sacrificio si concludeva con il pasto sacrificale. Quindi la tua partecipazione al sacrificio consumato a Giove era che ti mangiavi le carni immolate. Allora, quando scrive San Paolo, c'erano alcuni provenienti dal paganesimo, dai romani, che dicevano: che bisogna fare? Ce le possiamo mangiare o no le carni che sono state offerte agli idoli? San Paolo dà questa risposta: guardate, gli idoli non esistono, quindi se tu immoli un sacrificio a Zeus, l'hai invocato, l'hai immolato a nulla, perché Zeus non esiste, quindi non è che se mangi una cosa ti contamini. Però se le persone che ti vedono pensano questa cosa, si scandalizzano, dicendo questo è cristiano, se mangia le carni, lascia aperto. Ecco, questo è un esempio di altri tempi. È chiaro che un po' qui la nostra coscienza deve aiutarci ad applicare questa cosa. Quindi quando c'è un comportamento che potrebbe dare scandalo al prossimo, con questo, come dire, ostacolare la vicinanza a Gesù e alla Chiesa da parte di qualche persona, per amore di Gesù e della Chiesa, anche se non ci sarebbe niente di male, meglio evitarlo, per evitare che si faccia del male anche involontario alle altre. Questo è un principio veramente che è mosso, vedete, che non segue semplicemente le ragioni della giustizia, ma si sublima nelle ragioni della carità. Bene, chiediamo al Signore che ci aiuti a mettere in pratica queste cose. Cominciamo fin da adesso ad entrare nello spirito della festa dell'Assunta. Domani sera staremo già celebrando la Santa Messa Prevestiva della nostra patrona. Anche affidiamo la nostra vita, il nostro cammino cristiano, chiedendole in particolare che ci doni la sua capacità di stare davanti a Dio. Pensiamo alla Madre di Dio, che era la mamma di Gesù, quindi immaginiamo quanto fosse intima, lui al tempo stesso sempre lo percepiva come suo Signore. La Madonna fece una sintesi perfetta di questo atteggiamento e gli chiediamo la grazia di poter, per quanto può e per quanto è possibile, trasmettercelo e modellare il nostro modo di rapportarci con Dio. Solo su. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.